Io vorrei in questo breve intervento partire dal Consiglio Comunale della settimana scorsa, che faceva poi seguito anche a una serie di incontri che ho avuto con tutti voi consiglieri di maggioranza e di opposizione, che devo dire non solo ho trovato molto utile, ma ne ero uscito anche rinfrancato per lo spirito costruttivo di voler lavorare insieme in un momento così drammatico per la nostra città. E così come io ho apprezzato in quegli incontri assai franchi, trasparenti e schietti il contributo che mi era stato offerto, credo che possiate apprezzare come sia stato leale. Quindi non voglio entrare sinceramente in tutta la discussione legittima su dimissioni, fiducia, sfiducia, cose legittime, ma consentitemelo, a me sta a cuore, come qualcuno di voi ha detto, quello che accade non fuori, quello che accade qua, perché noi rappresentiamo anche quelli che stanno fuori. E quindi avevo apprezzato quel metodo, perché aveva portato a un documento nella serata dell'altra volta, un documento che ne avevo apprezzato soprattutto il metodo, cioè di arrivare a un documento, non so se unitario, ma comunque che coinvolgeva non solo le forze di maggioranza ma anche le forze di opposizione. E in questa settimana, nel lavoro, come dire, continuo che facciamo per cercare di amministrare al meglio questa città, parlando anche con i miei collaboratori, col vice sindaco che cura anche i rapporti col Consiglio Comunale, con lo stesso capo di gabinetto, ho detto: ma perché non vediamo di proporre un documento? Io non so voi come pensate, ma io penso che è un obiettivo che deve essere perseguito, quello di uscire con un documento in cui ci presentiamo alla città come un Consiglio Comunale che non pensa solamente ai posizionamenti politici e alle elezioni regionali, ma pensa ai cittadini. Almeno io credo di interpretare così il ruolo di sindaco e di consigliere comunale. Quindi un documento forte, un documento chiaro, che impegna il sindaco, ma impegna anche, come è stato detto anche da qualcuno di voi, le forze parlamentari che stanno impegnate in Parlamento in un lavoro complicato, soprattutto in sede di conversione, ma che rafforza anche il lavoro che i sindaci d'Italia stanno facendo col governo e col Presidente del Consiglio. Se dovesse arrivare un documento, come dire, che impegna il sindaco su alcuni temi, e questo documento è unitario, non è un ordine del giorno, è qualcosa di più. Se viene fuori un documento che impegna il sindaco a fare delle azioni direttamente col governo e col Parlamento, non è solo un ordine del giorno, è qualcosa di più. Cioè, io vorrei ripartire da qui e ovviamente anche dalle delibere, perché noi, qualcuno giustamente ha sottolineato che era molto tempo che non si approvavano delibere, non si faceva un consiglio comunale. Io mi auguro che oggi si riesca a approvare qualche delibera, se no diventa insomma anche difficilmente giustificabile ogni volta che noi facciamo i consigli comunali e non riusciamo a discutere nemmeno alcune delibere. Quindi io mi auguro che si possa approvare un documento unitario, poi ognuno fa le sue, come dire, le sue battaglie, quello che abbiamo letto, anche sentito e ascoltato stamattina con molta attenzione, sul quale poi ci tornerò eventualmente in altro momento, ma non voglio né abbassare i toni né accendere polemiche, è un tema che sinceramente a me personalmente non interessa. A me interessa invece cercare di dare una risposta a chi fuori ci fa molte domande e che sinceramente si aspetta dal Consiglio Comunale un livello alto di attenzione e, se possibile, anche di risposte. Quindi speriamo che, differentemente da quello che è accaduto l'altra volta, dove anche per un malinteso finale, dove ci fu una discussione un po' aspra, si possa ripartire da lì e che si possa approvare un documento non a maggioranza ma all'unanimità. Potrebbe essere un bel modo di ricominciare una fase molto, molto delicata per la nostra città. Io penso che la città apprezzerebbe molto un
documento unitario del Consiglio Comunale per affrontare una epidemia sociale ed economica che è sotto gli occhi di tutti. Io mi auguro che anche voi vi state rendendo conto di che significa non avere un piatto di pasta per mangiare, non avere più lavoro o rischiare di perderlo tra breve. E sapete anche perfettamente che se noi non vinciamo la partita con il governo, non è manco questione di notaio, di dimissioni o di altro, noi non saremmo proprio in grado di garantire più i servizi essenziali della nostra città. Mi fa molto piacere che in alcuni vostri interventi si sottolineano alcuni servizi che non vanno. Io credo che il prossimo Consiglio Comunale, se non ci sarà nel frattempo l'intervento che il Presidente del Consiglio si è impegnato a fare, io ho molta fiducia che lo farà, probabilmente non ci sarà nemmeno necessità di convocarlo proprio il Consiglio Comunale, perché saremo alle prese con servizi che non saremo più in grado di garantire. Quindi io personalmente vorrei impiegare il mio tempo nelle prossime ore a vedere insieme a voi se ci sono degli atti con cui migliorare eventualmente alcune cose che stiamo facendo, creare atti nuovi ai quali non abbiamo pensato e fare delle azioni forti dal punto di vista politico e amministrativo. E poi massima disponibilità, e chiudo, al dialogo. Come sapete, noi siamo in una dialettica democratica, col governo dialoghiamo, ma se ci sono delle cose che non ci piacciono le diciamo. E forse grazie al fatto che abbiamo detto delle cose che non ci piacevano, forse abbiamo dato un grande sostegno al governo, che nell'abbandonare i sindaci si stava consegnando a una sconfitta. Quindi certe volte la dialettica, il dire le cose, il confrontarsi può servire, e lo stesso è valso anche nell'interlocuzione con la Regione. Se uno ha delle idee differenti le deve dire, ma non significa che con questo non si dialoga. Mentre avevamo e abbiamo posizioni assai contrapposte su tanti punti, sapete bene che ci siamo incontrati, ci stiamo facendo un'interlocuzione su tanti punti della città. Ho chiesto l'altro giorno, che quasi discute delle piazze della politica, a me mi preoccupano le piazze della disperazione sociale, ho chiesto al Presidente della Regione di mettere in campo un tavolo sul lavoro. Insomma, è su questo che secondo me il Consiglio Comunale, mi fermo qua per non occupare altro tempo, il mio voleva essere un incentivo a riprendere un metodo, se possibile, di confronto unitario, provare ad approvare oggi un documento, tracciare la linea su come affrontare le prossime settimane, e assolutamente d'accordo a essere in prima linea nel confrontarmi, cose che sto già facendo, con le forze parlamentari, le forze governative e con la Regione. Guardate, io non c'è minuto che non sia impegnato in questa direzione, e penso che questo possa fare piacere non solo alla maggioranza che mi sostiene, ma anche all'opposizione. Se si è arrivato a un cambiamento importante di linea dell'ANCI e se si è arrivato l'altro giorno ad avere un incontro così proficuo alla fine col Presidente del Consiglio, è perché l'amministrazione comunale di Napoli è stata in prima linea in questa battaglia. Non è una battaglia personale, non è una battaglia elettorale, perché io personalmente non sono impegnato in nessuna tornata elettorale in questo momento, è una battaglia che faccio per la nostra comunità, per il popolo napoletano, che nessuno se ne prenda a male, ma io sono interessato esclusivamente a questo e non ad altro, che lo lascio ovviamente alla libera dialettica democratica, ma non riesco ad appassionarmi ad alcuni degli interventi anche che ho sentito stamattina. Quindi riprendiamo dai temi che interessano i nostri concittadini, perché uscendo di qua io a questo vorrei rispondere. Se qualcuno mi chiede: ma oggi al Consiglio Comunale che cosa avete deciso per la città? E magari rispondere: abbiamo deciso fin anche insieme, non solo il sindaco con la sua maggioranza, ma insieme abbiamo scritto una pagina per la nostra città. Io ci voglio credere ancora, perché penso che ci sia l'intelligenza e la sapienza in questo Consiglio Comunale per poterlo fare, altrimenti ognuno si assume ovviamente le sue responsabilità. Grazie.